Tre gare, le ultime per completare la regular season e dunque la prima fase del campionato di Serie A1 femminile, alla quale farà seguito la fase ad orologio. In virtù della classifica, due sono le posizioni ancora da assegnare, la prima e la quinta. In vetta alla graduatoria la lotta a distanza è tra Iomi, Salerno e Sassari. La squadra campana, in virtù della miglior differenza reti negli scontri diretti, più 4, in caso di vittoria domani sarà la capolista definitiva della Serie 1. Per le ragazze di Nasta è comunque necessario battere Nuoro, quinto in classifica, a 3 punti al Pala Palumbo. Col via della gara alle 18:30 la direzione dei signori Mastro Mattei e Bonocore, stesso orario al Pala San Giacomo, dove deve vincere per continuare la sua rincorsa alla prima piazza. Anche il Sassari, per la squadra allenata da Carlo Baroffio, trasferta dunque in casa della Lombardi Ecologia Conversano, che da par suo è già sicura del terzo posto. Dirigono l'incontro i signori Boscia e Pietraforte. La terza sfida in calendario è quella tra Alimestrino e Artroglobo Teramo. In terra Veneto le padroni di casa giocheranno con la certezza del quarto posto, mentre per la squadra di La Brecciosa, sesta in graduatoria con un punto all'attivo, diventa necessario conquistare i 3 punti e guardare con interesse al risultato di Salerno-Nuoro per cercare di raggiungere il quinto posto. Arbitrano la gara, sempre con il via alle 18:30, i signori Mosaner e Zancanella.